Salve a tutti, bentornati su Polvere Fumetti e bentornati a un nuovo video dove parliamo di fumetti abbastanza interessanti, abbastanza carini, perché qualche sera fa mi sono letto questo piccolo gioiellino dal titolo di Fenomena, che porta le firme di Brian Michael Bendis e André Lima Araújo, uscito qualche settimana fa grazie a Panini Comics, in questo formato piuttosto strano di cui però parleremo meglio più avanti nel corso proprio di questo video, che mi ha sorpreso per alcune cose, mentre per altre sono rimasto invece un pochino più freddino. Però devo dire che la sorpresa è stata maggiore, insomma, un po' di questa delusione, diciamola pure così. Se vi interessasse particolarmente, insomma, quello che sentirete proferire dalle mie labbra, il gargarismo su questo fumetto che vi apprestate, insomma, ad ascoltare, se vi andasse appunto di recuperarlo su Amazon, vi lascerò qua sotto il link per poterlo fare in descrizione. Come sempre, se recuperate questi fumetti tramite i miei link, a me Amazon riconosce una piccola percentuale che però a voi non aggiunge assolutamente nulla, semplicemente è un modo per sostenermi, se qualcuno di voi avesse piacere, insomma, di farlo. A me farebbe veramente molto piacere, ma mi farebbe ancora molto molto più piacere se questi fumetti li veniste a recuperare presso la nerderia di Pavia. Se passate da queste parti, insomma, venite a salutarci, venite a trovarci, vi portate sempre a casa qualche gran bel fumetto, ve l'assicuro. Come vi dicevo prima, si tratta di una storia firmata da Brian Michael Bendis con i disegni di André Lima Araújo. Insomma, in particolare Bendis non è un autore che abbia bisogno di troppe presentazioni, essendo uno che in particolare in casa Marvel ne ha fatta di roba e ha scritto alcune delle pagine più belle e più importanti di casa Marvel. Giusto per darvi qualche riferimento, è il creatore di Miles Morales, è colui che ha firmato dopo il ciclo di Frank Miller un bellissimo ciclo di Daredevil, strariconosciuto e straquotato dai più, ma che ha anche raccontato alcuni momenti salienti, momenti molto molto importanti proprio di casa Marvel, come per esempio questo arco narrativo dedicato agli Avengers, Avengers divisi, con i disegni di David Finch, dove c'è la, diciamo, famosissima e infausta frase di Scarlet Witch: basta mutanti, quando appunto si verificò l'estinzione di massa dei mutanti, quando Scarlet Witch impazzì alla scoperta della verità legata alla genesi dei suoi figli. Ed è una delle storie anche qua più importanti. Qua c'è per esempio She-Hulk posseduta mentalmente proprio da Scarlet Witch, che sventra a mani nude, accecata proprio dalla rabbia, il povero Visione. Personalmente io ricordo Bendis anche per quest'altro gioiellino, che credo sia una delle cose più belle che ha pubblicato in tutta la sua carriera, ovvero Jessica Jones Alias, pubblicato insieme a Michael Gaidos ai disegni, con queste fantastiche copertine di David Mack. Una storia molto molto interessante in cui questo personaggio di Jessica Jones, questa investigatrice dotata di superpotere che investiga proprio sul mondo dei supereroi, si ritrova a vivere tutta una serie di situazioni veramente veramente bislacche, molto particolari, riguardanti per esempio eroi del calibro di Capitan America. Questo è veramente un gioiello, una perla secondo me anche un po' troppo dimenticata, nonostante anche l'uscita della serie televisiva grazie a Netflix e all'inclusione proprio di questo personaggio non solo nell'universo Marvel del piccolo schermo, ma anche nella sua inclusione anche nei Defenders, proprio gli Avengers letteralmente del piccolo schermo invece di Netflix. Prima appunto di siglare questo accordo mi pare proprio con Boo Studios, tra l'altro Bendis è passato anche la distinta concorrenza per raccontare anche questa parentesi non troppo memorabile. Non credo che i fan di Superman si ricordino di questo ciclo con così tanta gioia. Tra l'altro, se non mi sbaglio, è proprio lui diciamo fautore di questa idea di dotare Superman di un nuovo potere, ovvero quello di pigliare fuoco letteralmente, se non mi ricordo male, e questa credo sia stata proprio una delle idee che meno abbia convinto proprio i fan o comunque anche i lettori di fumetti, in particolare ovviamente i fumetti di Superman. Mentre André Lima Araújo è un autore che ha lavorato molto in particolare per casa Marvel. Io mi ricordo soltanto di un ciclo chiamato Avengers AI, questo gruppo di vendicatori totalmente cibernetici, una roba terrificante dove i personaggi sembravano veramente dei giocattoloni. Addirittura alla fine di questa storia proprio si uniscono come se fosse un Megazord, fondamentalmente, ed è una roba veramente terribile per quanto mi riguarda. Però ecco, è riuscito a conquistarsi un posto nel mio cuore grazie all'uscita di questo bellissimo fumetto, che è una giusta sete di vendetta, Righteous Thirst for Vengeance, uscito in America sotto l'etichetta di Giant Generator e di Image Comics. Questi sono alcune spillatini della serie, firmata da Rick Remender, disegnata dallo stesso Araújo e arrivata anche da noi grazie a Saldapress in due TP, in due volumetti. Una roba veramente violentissima, cattivissima, ma super super figa, che vi consiglio di recuperare. Ma arriviamo al dunque. Fenomena, di che cosa si tratta? Si tratta essenzialmente
essenzialmente di questa storia di fantascienza, che però ci propone una fantascienza molto molto più fantasy, devo dire, rispetto a quelli che sono magari i canoni un pochino più prestabiliti, diciamo, di questo genere. Una cosa che ho apprezzato abbastanza. La storia è anche abbastanza semplice. Ci sono questi personaggi, questo gruppo che si viene a creare nel corso della storia, di questo giovane ragazzino che incontra questo alieno di una razza piuttosto particolare. Tra l'altro, ve lo dico subito, la storia non è niente di originale, almeno per quanto mi riguarda, perché sembra ricadere in diversi cliché, insomma, del fantasy in particolare. Ecco, io ho veramente letto questa storia che, nonostante sia ambientata in un universo fantascientifico futuristico, proprio come se fosse un fantasy, un fumetto d'avventura in un mondo fantastico. Per questo lo accosto molto di più a livello proprio di collocazione di fantascienza, vicino per esempio a storie come Dune, insomma, che mescolano proprio un pochino con quest'altro genere, ecco, le proprie influenze. Tra l'altro, l'incontro tra i due avviene in una maniera, mi viene di dire, abbastanza classica, ovvero questo alieno che si trova proprio a fare scazzottate per guadagnarsi da vivere, appunto, che incontra questo ragazzino e decide di unirsi a lui per un determinato motivo legato a questa spada, a questo pugnale, la stessa che vediamo tenere in mano proprio da questo terzo protagonista, che è questa ragazzina di nome Matilde, e gli altri si chiamano Spike e Boldon, che appunto ruba questa spada a questo alieno, a questo appartenente a una razza chiamata Cyper, attorno a cui ci sono leggende, miti, insomma, molto molto particolari, molto molto scuri. Appunto una specie di spada che dovrebbe avere un qualche tipo di utilità. Questa è la trama in soldoni. Poi ci corrono dietro tutta una serie di altri personaggi. Mi ricorda molto, ecco, una presa di coscienza che ho avuto adesso, il Kaya di Wes Craig, che sta uscendo proprio adesso grazie anche a Edizioni BD in Italia. E letteralmente, essenzialmente, la storia è questa. Credo che, tra l'altro, proprio per via della sua semplicità, oltre che un qualche tipo di similitudine a livello un po' di stile, a livello un po' di tratto soprattutto, credo sia una storia anche perfetta per un pubblico un pochino più giovane, probabilmente, rispetto magari a noi vecchi e bavosi lettori di fumetti, che mi ha ricordato per certi versi proprio la storia di Avatar, The Last Airbender, il cartone animato per Nickelodeon. Non so perché, ma ho proprio questo tipo di sensazione, ecco. E ripeto, potrebbe per questo essere anche adatta, insomma, a un pubblico piuttosto giovane. Tra l'altro, al riguardo mi ha stupito, mi ha strappato una risata il fatto che è proprio Matilda, questo personaggio che qua ha questa specie di casco in testa, debba il suo nome proprio a una delle figlie di Araujo. Quindi non faticherei a credere che proprio sia stata anche pensata e influenzata proprio magari dalla giovane età della figlia del disegnatore. Ripeto, sebbene si tratti di una storia piuttosto semplice nelle sue intenzioni, la cosa che mi ha dannatamente colpito è il lavoro a quattro mani di world building fatto dall'autore, da Bendis e da Araujo, nel senso che, per esempio, nella primissima pagina di questa storia vediamo il nostro Boldon chiacchierare con un mercante e cercare di farsi dare un melograno da poter tranquillamente mangiare. In cambio di questo melograno, il mercante gli chiede soltanto una cosa: di raccontargli una storia. E le storie sembrano essere proprio un punto focale attorno a cui gira non solo questa storia, ma proprio anche tutto il mondo di Fenomena. Le storie hanno un valore. Esistono per esempio dei personaggi chiamati Lumifrera, dei personaggi che vengono allontanati pesantemente dalla popolazione, in grado di prendere, distorcere e cambiare quella che è la storia effettiva di chi si trova davanti a loro, insomma, per usarla contro di loro. Tra l'altro, mi sentirete ripetere questa cosa, ma è un fumetto che per tantissimi aspetti ricorda il fumetto giapponese, non solo nelle sue intenzioni, ma anche, credo, in alcune citazioni. Per esempio, parlavo dei Lumifrere che a un certo punto irrompono sulla scena, e c'è questo personaggio che nelle sue fattezze a me ricorda veramente veramente molto il Majin Buu di Dragon Ball, ma allo stesso tempo anche il suo vestito. La prima cosa che mi ha ricordato è stata l'uniforme di Jiren di Dragon Ball Super. Non vorrei dire una vaccata, nel caso poi mi correggerò in fase di post-produzione, però la prima cosa che ho pensato è stata proprio al vestito proprio di Jiren. Quindi le storie, ma l'intrattenimento in generale in questa storia, hanno un peso, hanno un valore effettivo. Per esempio, al termine di uno scontro con questo gruppo di personaggi molto molto particolare di cui parleremo più tardi, i nostri vengono quasi osannati, gli vengono regalati questi doni, del cibo, insomma, dalla popolazione, proprio perché gli hanno offerto uno spettacolo, gli hanno mostrato qualcosa di divertente, e quindi per loro valevole appunto di una ricompensa.
E a poco ovviamente non solo le storie insomma di questo mondo, ma la storia di questo mondo e dei suoi personaggi a poco sembrano anche un po' venirci raccontate. In questo primo volume abbiamo ben pochi dettagli, sappiamo che per esempio è successo qualcosa, un fenomeno di qualcosa di paragonabile a un'apocalisse, ma che non è un'apocalisse, di cui ancora non sappiamo assolutamente niente, che abbia generato e abbia mosso un po' quelle che sono appunto le premesse di questa storia, ma a poco ci vengono raccontate anche, ci vengono dati dei dettagli riguardanti appunto questi personaggi. In particolare quello di cui abbiamo più informazioni è proprio Spike, questo alieno cyber che scopriamo arrivare da un altro mondo, avere tra l'altro un altro nome che ancora non riusciamo a scoprire. Tra l'altro è proprio la storia di Cyper, a me ha ricordato molto, e qua mi aggancio anche a un altro argomento, è proprio la storia di Thor, del personaggio di casa Marvel, in quanto è un personaggio che racconta di provenire da un altro mondo, un mondo in cui insomma godeva di grande gloria, di grande rispetto, dove poteva insomma essere veramente quasi se stesso. Eccolo qua, questo mondo che un po' ricorda Asgard, anche questo scontro con questo mostrone, insomma ci rivedo anche un po' una dimostrazione di forza, una dimostrazione di gloria e di onore, una cosa che gli alieni cyber si portano dietro letteralmente come se fosse una leggenda agli occhi della gente comune. Tra l'altro poi salta fuori anche questo personaggio che sembra essere proprio il leader dei Lumifrere, questo personaggio chiamato Duloki, e che insomma non solo nel suo nome ma anche un po' in quelle che sono diciamo alcune sue caratteristiche mi ha ricordato proprio il Loki di casa Marvel, non solo questo sguardo, ha una faccia e delle fattezze proprio da trickster, essendo un Lumifrere anche lui ha la capacità di prendere, distorcere la realtà e le storie, quindi raccontando bugie o raccontando delle altre storie. Non a caso il dio Loki anche nel Marvel Cinematic Universe è proprio considerato a volte il dio delle bugie, a volte il dio delle storie. Utilizza anche questa specie di magia nera, questa che sembra proprio di una specie di magia, e soprattutto mi piace un sacco proprio questa specie di maschera che ha in faccia, che a me ricorda molto proprio quella di un giullare. Se la camera riuscisse a mettere a fuoco ve lo mostrerei anche un pochino meglio. Addirittura ci sono queste cornine che vengono verso il basso, che a me hanno ricordato proprio le cornine con i campanellini tipici del cappello e delle maschere dei giullari. Nel raccontare la storia di Fenomena e del mondo in cui questa storia si svolge, i due autori mi sembra che abbiano voluto approcciare, dicevo prima, anche la fantascienza in un modo molto molto più fantasy. Mettiamola così, non ci sono gli elfi, i nani e compagnia bella, ma ci sono diverse razze di alieni, ognuna caratterizzata a modo proprio, ognuna con una propria relazione magari nei confronti appunto di altre razze, e letteralmente diciamo un world building molto molto fantasy, e anche nella sua diciamo estetica l'ho trovato molto molto vicino proprio al fantasy più classico, in quanto si tratta per esempio di una fantascienza che è molto più biologica ed organica piuttosto che tecnologica, anche se in certi punti viene proprio sviluppato questo aspetto della tecnologia in maniera molto molto particolare. E tra l'altro è un fumetto pieno zeppo di citazioni proprio a, secondo me, storie, film e fumetti che hanno reso la fantascienza insomma un genere ricco di influenze. Per esempio questo a me ha immediatamente ricordato non solo gli Shai-Dulut proprio di Dune, i vermoni che vivono sul pianeta di Dune, ma anche la forma di questo testone a me immediatamente ha rimandato allo xenomorfo di Alien. Per quanto riguarda invece diciamo l'aspetto più fumettistico e le citazioni più fumettistiche, ecco, ci sono diverse apparizioni per esempio di un personaggio che chi mastica un po' il fumetto francese riconoscerà abbastanza bene, che è Arzak di Moebius di Jean Giraud. Questo è letteralmente questo personaggio che Jean Giraud ha raccontato nel suo omonimo fumetto, che si chiama appunto Arzak, che riappare un paio di volte nel corso del fumetto, ed effettivamente l'estetica, ripeto, proprio di questo mondo per certi versi mi ricorda proprio un po' quella di Moebius e di un certo tipo di modo di intendere proprio la fantascienza, in particolare del fumetto francese. Tanto per darvi appunto un esempio del tipo di fantascienza organica di cui parlavo prima, la città dei mille occhi, che dal titolo a questo primo volume è letteralmente una città ambulante, che sembra essere tra l'altro un essere vivente, che noto ora in questa pagina essere
arrivata letteralmente davanti al Tower Bridge di Londra. Quindi sotto questo punto di vista vuol dire che il mondo di Fenomena è letteralmente il nostro. Vi basta solo sfogliarlo per vedere quanto questo mondo sia ricco di dettagli, non solo tra l'altro graficamente, ma anche a livello proprio di storia, di world building. Vi dicevo, un dettaglio che mi è piaciuto molto è di Voldon, che arriva proprio in questa città, comincia un po' a girare, a vedere, e arriva in questo posto dove stanno tenendo un concerto, e anche il modo in cui si fruisce la musica è cambiato in questo mondo. Quindi sembra che l'intrattenimento proprio in generale sia cambiato all'interno del mondo di Fenomena. Appunto, la musica viene amplificata da queste specie di sembrano delle conchiglie, sembrano proprio degli amplificatori da cui escono queste bollicine, da cui si può strappare e conservare un pezzettino proprio di questo suono fisico, letteralmente portandoselo dietro. Una cosa che a tratti mi ha ricordato un po' Shazam, e a tratti invece mi ricorda un po' l'idea di costruire la propria playlist anziché averla nel telefono, letteralmente potersela tenere in tasca o addirittura in un barattolo. Cos'altro posso dirvi per esempio dal punto di vista grafico di questo fumetto? Cioè che Andrei Maraujo, oltre ad avere alcune influenze dal fumetto giapponese, ho scoperto essere proprio un architetto, e da qui anche la ricchezza di dettagli nei suoi panorami, in questi bellissimi skyline o anche di semplici vicoli, semplici strade. Guardate per esempio la cima che vi ho mostrato prima della città dei mille occhi. Insomma, è veramente veramente splendido, e tutto quanto ha una sua coerenza. Anche per esempio gli abiti, i vestiti dei personaggi comunque risultano coerentissimi all'interno proprio di questo mondo, e sono tutti quanti uno diverso dall'altro. Volevo farvi vedere per esempio anche questo gruppo di personaggi, questo gruppo di sembra quasi di vigilanti, insomma, della città in cui i nostri vanno a finire, e mi piace un sacco vedere come sono stati definiti nei loro vari design. Insomma, c'è una specie di cecchino, c'è quello che sembra uno stregone, c'è il ninja, questo è il leader del gruppo, che sembra un po' a tratti anche il tank della banda, quello che mena forte, mena con i pugni. Anche loro, vedete come sono tutti quanti graficamente caratterizzati, ognuno a suo modo, ma in un certo senso sempre con un certo gusto che io vedo essere molto molto vicino proprio a tratti a quello del fumetto americano degli anni 90, e a tratti invece proprio di quello del fumetto giapponese. O per dire, anche proprio la primissima pagina del fumetto ci mostra il nostro Boldon che arriva in città e si trova davanti a questo grattacielo a cui è letteralmente impalato un mostro gigantesco, che sembra quasi una specie di, non voglio dire di kaiju, ma uno di quei mostroni stile ultra mega, una specie di Ultraman un po' alienizzato, non lo so, è molto molto particolare. Ripeto, anche qua vedere quanta influenza anche di cultura proprio pop giapponese ci sia all'interno di questo fumetto. Insomma, cos'altro dire? Devo dire qualche difettuccio. Ecco, ci sono dei dialoghi che ogni tanto mi hanno lasciato un pochino così, un po' interdetto, un po' stranito, ma non so se è per via proprio di quello che questi personaggi dicono effettivamente o se per via della traduzione. La cosa che però senza ombra di dubbio mi lascia un pochino più così è proprio il formato in cui è stato pubblicato, perché vedete che è decisamente molto molto più piccolo rispetto a un classico comic book americano. È pubblicato in bianco e nero anche in americano, quindi non ci sono stati privati dei colori, forse c'erano delle pagine a colori ma non sono riuscito a trovarle, insomma, ed è un formato che è letteralmente un pochino più grande rispetto ai classici formati Bonelli. Vedete quanto si stacca rispetto per esempio all'integrale di Thor. Invece come altezza siamo letteralmente uguale. Non lo so, io capisco che l'idea fosse quella di pubblicarlo come quasi un manga, come si è fatto per esempio con Demon Days, che lì secondo me c'era un certo tipo di coerenza con questa scelta. Qua la vedo e non la vedo, mi infastidisce un pochino il fatto che per leggere in italiano io debba per forza beccarmi questa versione, modificata e riadattata apposta per poterla vendere a qualcuno che, insomma, pensa di star leggendosi un manga. Però allo stesso tempo non è che mi abbia così tanto, impedito di fruire allo stesso modo della lettura di queste pagine. Certo, ripeto, dei bellissimi panorami, queste bellissime vedute e scorci, appunto, di questi paesaggi, di questi mondi, mi avrebbe fatto piacere vederle su un volume un pochino più grande.
Però, insomma, anche sti cazzi, se mai un domani volessi, se mai un domani lo ritenessi necessario, potrei tranquillamente recuperarmi la versione americana pubblicata sempre da Abrams Comics. Orbene, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Tra l'altro è venuto fuori un video lunghissimo, cioè un po' perché io mi sono sperso con i miei vari le mie varie lucubrazioni, i miei vari pensieri, un po' perché effettivamente di roba fuori ne è venuta abbastanza, quindi tutto sommato questo fenomeno non mi sembra così un fumetto brutto, diciamo, se non altro nella sua realizzazione, perlomeno grafica, ecco, credo che abbia un suo valore dal punto di vista grafico. Ripeto, vi invito a provarlo, vi invito a darci un po' un'occhiatina, perché mi sembra veramente una cosa che, almeno dal punto di vista grafico, per quanto la storia, ripeto, non sia niente di trascendentale, niente di particolarmente innovativo o quant'altro, almeno per come è raccontato questo mondo, per come è stato proprio rappresentato dai due autori, io credo che valga la pena di provare un po' a leggersi questo fenomeno, in attesa che arrivino anche nel nostro paese i due successivi e conclusivi volumi. Fatemi sapere se lo avete letto, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti come al solito, in descrizione ci sono i link per potervelo portare a casa, magari vi lascio anche i fumetti di Bendis e di Araujo se volete, insomma, recuperarvi anche qualcos'altro di carino e interessante. In descrizione ci sono anche i link per arrivare ai miei contatti, come al solito Instagram è il social che cerco di utilizzare un pochino più spesso per, come dire, condividere e far dilagare i miei gargarismi sul fumetto in tutti i mari, in tutti i laghi, in tutti i social. Insomma, fatemi sapere un po' cosa l'avete pensato, cosa l'avete letto, e basta, io mi sto impappinando tantissimo perché è un video che ha durato veramente tanto, però vi ringrazio se avete visto il video fino ad adesso, io vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!